Confartigianato Imprese Sassari, in via Alghero 30, telefono 079-280698. Confidi Finart, dal 1987 diamo credito alle tue idee. Telefono 079-271280. AstraZeneca sotto osservazione. Dopo 30 casi di tromboembolia venosa in Europa su 5 milioni di individui sottoposti al vaccino e 3 morti sospette in Sicilia, l'Italia e altri paesi europei hanno sospeso la somministrazione del lotto ABV-2856, proprio quello distribuito nei giorni scorsi in 1200 dosi al personale universitario dell'Ateneo Sassarese. Molti i timori dei dipendenti, ieri il rettore ha voluto rassicurarli. L'allarme che si è scatenato, fatemelo dire, ve lo dico da subito, a mio giudizio ingiustificato, anche dalle ANSA e dalle notizie che arrivano stamane, questa mia interpretazione è condivisa, nel senso che l'ha anche affermata e l'hanno affermato tutti gli scienziati italiani. Situazione sotto controllo, quindi, tra i vaccinati, ha precisato il Magnifico, nessun caso preoccupante. Un'informazione confermata dall'azienda ospedaliera universitaria. Abbiamo visto che nelle altre realtà dove era stato somministrato questo vaccino, così come da noi, non sono emersi segnali di maggiore reattogenicità rispetto al vaccino Pfizer che avevamo somministrato. I sintomi mostrati da chi si è vaccinato, spiegano gli esperti, rientrano nella norma: febbre, nausea, mal di testa. Tutto da dimostrare quindi il nesso di causalità tra i cosiddetti eventi avversi come la tromboembolia e il lotto AstraZeneca. In termini di incidenza di casi non esiste una differenza sostanziale tra la popolazione generale non vaccinata e la popolazione di soggetti vaccinati con quel specifico lotto vaccinale. Intanto la regione annuncia l'arrivo di altre 4.500 dosi di vaccini AstraZeneca. La Sardegna conferma per la seconda settimana la zona bianca, unica regione italiana a godere di questo status di semilibertà. Per quanto riguarda il solo comune di La Maddalena, invece, la situazione non è migliorata. È stato infatti protratto il lockdown fino a sabato 20 marzo a causa dell'aumento dei contagi da Covid-19 con la variante inglese. Il comune dell'arcipelago resta l'unico in zona rossa nell'isola, mentre Bono e Sant'Odoro escono dalla condizione di lockdown per il calo dei contagi. A confermare la grave situazione della Maddalena è stato il sindaco Fabio Lai nella sua pagina Facebook. Il primo cittadino ha rimarcato un nuovo picco registrato in settimana e ha ribadito che i cittadini stanno sottovalutando la pericolosità del virus. 100.000 ore in più per le visite specialistiche ambulatoriali a disposizione dei pazienti sardi. L'assessorato regionale alla sanità ha chiuso un importante accordo integrativo con i medici della specialistica ambulatoriale che consentirà ad Ares ATS l'erogazione nell'anno in corso di circa 890.000 ore complessive per incarichi nelle strutture sanitarie territoriali di tutta l'isola, con un incremento di circa 110.000 ore rispetto al 2020. Potenziamo la medicina territoriale, uno dei pilastri del nostro sistema sanitario, dichiara il presidente della regione Cristian Solinas. Un risultato reso possibile anche grazie alle risorse aggiuntive stanziate a dicembre nella variazione di bilancio, 13 milioni per il triennio in corso e nell'ultima finanziaria tecnica, 4,6 milioni. Restituiamo ossigeno a strutture come i poliambulatori e le case della salute dopo una lunga stagione di tagli che hanno portato a una progressiva desertificazione dei servizi di assistenza e cura. Rafforzando la specialistica ambulatoriale, aumentiamo la capacità di risposta dei nostri presidi per l'assistenza primaria, con benefici anche sul piano dell'abbattimento delle liste d'attesa. L'emergenza pandemica ci ha portato a concentrare i nostri sforzi al contrasto del Covid, ma non abbiamo mai dimenticato la necessità di chi soffre a causa di altre malattie, conclude il presidente Solinas. La pandemia in corso ha modificato le nostre abitudini quotidiane e praticare sport, specialmente in un momento come questo, diventa più importante per la conservazione di un buono stato fisico e mentale. In questo periodo legato al Covid, vista lo stress che ci comporta questa situazione, l'attività fisica non aiuta solo all'aspetto fisico di per sé, ma soprattutto anche un aspetto mentale, psicofisico appunto. Con l'attività fisica
aumentiamo le endorfine nell'organismo, quindi questo ci dà un'esplosione di meno stress, ci aiuta appunto a combatterlo e stare meglio, insomma. La palestra Magiminica di Sassari ha deciso di rimanere aperta, svolgendo l'attività fisica in spazi all'aperto, nel rispetto dei protocolli anti-Covid, con distanziamento e sanificazione ad ogni cambio turno. Abbiamo deciso di continuare con questa attività proprio perché abbiamo proprio l'idea della enorme valenza positiva che ha sulla salute e sul benessere soprattutto dei nostri frequentatori il continuare l'attività motoria. Non c'è niente di più facile, di più adatto dell'attività motoria fatta in compagnia per garantire questo benessere a 360 gradi a tutta la popolazione. Questa mattina anche a Sassari la nuova iniziativa di Campagna Amica, da latte e compassione, che si è svolta in tutti i mercati sardi. Un'esposizione dei numerosi tipi di formaggi sardi, ovino, caprino e vaccino, con la presentazione delle proprietà nutrizionali, materiale informativo, piccoli musei dell'antica lavorazione casearia. Il tutto con la presenza degli allevatori che hanno illustrato l'arte casearia dalla pecora al piatto. Lo stiamo facendo in tutti i mercati della Sardegna, quindi a Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari. Abbiamo voluto portare la campagna anche all'interno dei nostri mercati, abbiamo cercato più o meno di realizzare quello che ogni giorno gli allevatori produttori fanno nelle campagne, quindi un'esposizione di tutti i loro formaggi, del loro lavoro, e in più abbiamo fatto un'esposizione, abbiamo abbinato i formaggi sia col vino, le verdure e la frutta, le confetture e i mieli. Nel mercato di Campagna Amica trovi il dialogo con il produttore, chi produce latte e chi produce i formaggi. Questi sono prodotti, i formaggi sono prodotti tutti diciamo artigianalmente, con i metodi antichi, con i metodi tradizionali, e con la tradizione si porta avanti questo lavoro e questo soprattutto dare al consumatore finale un prodotto salubre, naturale. Generali, partner di vita. Benvenuti nel mio mondo. In realtà mi conoscete dal 1953. Sono Brando, l'inventore dei materassi Permaflex. Vi ricordate il carosello? Ero in bianco e nero in compagnia di grandi star, testimonial di prestigio per materassi d'eccellenza. Permaflex, una grande storia che crede nel futuro. Nuova Capolino. Ama la tua casa. Vieni a visitarci su www.nuovacapolino.it. Dinamo all'assalto di Trento. Al Palaserra di Migni domani arriva la Dolomiti Energia, reduce dalla eliminazione in Eurocup. A referto per i bianco-blu invece tre sconfitte consecutive, di cui l'ultima in Champions con Limburg, dal sapore di beffa. Superati per un punto allo scadere, anche a causa di una decisione arbitrale dubbia, derubati dei soldi negli spogliatoi, i sassaresi faticheranno a dimenticare la serata nella Repubblica Ceca. Così domenica cercano di risorgere contro Capitan Forre e compagni, anche per vendicare la disfatta dell'andata, quando l'Aquila vinse per 92-78. Probabile o possibile il ritorno di Euntas Benjus, la cui assenza ha pesato non poco nel passivo accumulato nelle ultime prestazioni dei sardi. L'ala lituana, 17 punti di media in Serie A, vanta il 50,9% da 3, e a mancare, nel tabellino degli isolani, sono stati propri i canestri pesanti, mentre si è visto all'opera un buon affiatamento sul pitturato per il duo Hap-Bilan. Dovrebbe mancare ancora, e anche, Kaspar Treier, oltre a De Vecchi e Pusica, la cui stagione è però, come noto, già finita. Panchina corta, quindi, per Pozzecco, costretto a spremere i senatori Spissu, Bilan e Barnell, con l'americano sempre più anello factotum della catena offensiva e difensiva sarda. Trento in campionato viene da un successo di grido, quello di domenica scorsa in casa per 61-60 contro il rullo compressore della capolista Olimpia Milano.
avversario temibile per i sassaresi, chiamati poi il prossimo mercoledì a giocarsi l'ultima chance europea coi tedeschi del Bamberg e a sfidare la vice capolista Brindisi domenica 21 marzo. Il campionato di calcio di Serie D si ferma per un turno di sosta in concomitanza con lo svolgersi del torneo di Viareggio, anche se l'emergenza pandemica ha fatto slittare l'importante appuntamento dedicato al calcio giovanile e ha aperto la strada ai recuperi delle gare rinviate. Turno di sosta per la Torres, mister Graziani avrà un'altra settimana di tempo per preparare al meglio il match casalingo contro la prima della classe latina. Gli ultimi passi falsi hanno portato i rossoblù al terzultimo posto e anche se la classifica è corta, la reazione deve essere immediata. Nessuno stop invece per il Sassari Latte Dolce, che domani alle 14.30 recupererà il match in casa del Giuliano, rinviato a causa Covid, e valido per la 17esima giornata di andata del campionato di Serie D del Girone G. La squadra, dopo il pareggio di Formia, ha voglia di continuità, ma soprattutto voglia di dare linfa alla classifica e di riprendere la corsa. Scenderà in campo anche la Torres femminile per il recupero della terza giornata di andata del campionato di Serie C del Girone C in Emilia-Romagna contro il Riccione.